Ragazzi, sto cercando di recuperare un po' il tempo che ho perso tra problemi vari del tipo la RAM che non funzionava, testare quale potesse essere la causa delle schermate blu, di altre cose che non andavano, tipo due crackate che davano problemi con un errore che si chiama unarc.dll che praticamente mi faceva fallire, dopo perso uno dei file e i giochi crackati. Tanto per essere più semplici, praticamente i giochi crackati non mi funzionano più. Cioè, Euro Truck sì. Però gli altri giochi, quelli da tipo 60 giga, per esempio GTA 5, Mad Max, Call of Duty, Modern Warfare, cioè Advanced Warfare, scusate, o Black Ops 3 non funzionano, cioè mi viene fuori questo errore e mi praticamente fallisce l'installazione. Euro Truck fortunatamente funziona, purtroppo però non ho il salvataggio ultimo ultimo, quindi tocca recuperare di nuovo il Cavo, il Petrobuild, scusate, e altre cose che purtroppo mi toccherà star lì a rifare tutto quanto, riprendere tutti quanti i viaggi, fare in modo di arrivare più o meno allo stesso punto di prima, allargare il garage, prendere il camion, eccetera, eccetera. Cioè, insomma, come sapete, sto cercando di recuperare. Vabbè, oggi sono da solo perché vorrei almeno fare questo test mode, andando per recuperare un po', per avere qualcosa da caricare, anche se purtroppo, cioè, resterò indietro sempre di un test mode. Passeranno più o meno, non so, 3 giorni dall'ultimo caricamento e questo per il fatto che tra problemi vari, eccetera, e organizzarmi con i miei assistenti, trovare un modo da presentare, cercare di trovare qualche altro gioco da presentare, poi notate anche voi la grafica che non è proprio eccellente, ecco, questo per il fatto che per ora non voglio fare spese. Ho fatto solo le spese necessarie, cioè sostituire la RAM che mi è arrivata danneggiata, quindi ho dovuto anche rispedirla indietro, quindi fate conto voi che ho perso anche tempo. Appena montata ora e devo dire che non mi dà problemi per ora. Dovrebbe essere sparito tutti quanti i problemi di blue screen, eccetera, eccetera, altre robe che mi succedevano. Quindi speriamo bene. E vabbè, oggi sono, vabbè, come ho detto prima, sono qua da solo a presentare questo Deus Fire TV 7250. Voi capite subito che è quello di Gaming Evolved, notando qua la griglia che è poco fitta, anche se secondo me sarebbe un po' sbagliato, del tipo dovrebbe essere, cioè, visibile qui e non visibile qua in fondo, cioè da qua dovrebbe essere proprio fitta, non ci si vede anche troppo bene. Vabbè, voi penserete, vabbè, Gaming Evolved ha fatto questo, ma è un aggiornamento in un certo senso sì, però c'è anche un altro, cioè il suo fratellino che è il 7210, che notate la differenza tra le gomme, questo qui notate che la differenza è questa, gomme Trelleborg vecchie e griglia un po' fatta diversamente. Qua vedo che non è proprio del tutto fatta bene, mentre suo fratello ha le gomme tra le buche nuove, quelle del gioco, solida griglia poco fitta, che sinceramente io avrei messo più fitta per farla più reale, ma siccome che magari questa roba qua viene fuori più bella, rende il trattore più bello, più cattivo, più reale, ora non c'è di fare questa roba qua, secondo me non va bene, però vabbè, glielo dici ma poi magari non lo fanno lo stesso, quindi vabbè. Vabbè, il mio consiglio è quello di mettere la griglia un po' più fitta, per farla più reale, non come griglia del gioco, ma così va bene far vedere tutti i componenti, ma non troppo, cioè così sembra un po' troppo irreale. Vabbè, allora come vedete a sale che si piega praticamente, a sale mi dice livellante, non ricordo il nome, mi mette il termine, insomma sale sospeso che si piega a seconda dell'inclinazione del terreno, non più il solito asse, quello asse fisso, ruote che vanno su e giù. Vabbè, portiere che si apre e si chiude, solito IC, mezzo che scivola leggermente anche se non ha dentro solco. Potete alzare e abbassare il volante, vedete, guardate su, giù, sollevatore anteriore, porto di là, il no sound ce l'ha, come sentite sente meno rumore di solito rispetto a fuori. Allora vabbè, lampeggianti, non potete eliminare o aggiungere un lampeggiante, vedete qua, potete, vedete, no scusate, ho sbagliato tasto, scusate, la luce interna quasi, tanto per darvi un'idea di quanto schifo faccio il mio monitor, praticamente non riesco a leggere quello che preme, insomma, ecco, tanto per dirvi quanto sono preso male, non voglio fare altre spese, comunque
Lo so che sarà una roba penosa, ma purtroppo non posso fare spese. Vabbè, allora qua potete mettere due lampeggianti, un lampeggiante, vedete qua ne ho due. Premo qui, ne metto uno, vedete, così. Secondo lampeggiante, di qua niente. Solita cappotta qua, telo parasole. Rotola in vetro, magari per sentire il rombo del vostro motore quando magari siete in viaggio. Bon, vabbè, allora, come vedete il modello posteriore è quello del 2340, quindi come detto l'altra volta è una collaborazione tra Gaming Evolved e SID, che hanno creato il 2340. Vedete infatti anche fari vari, stop eccetera, retromarcia, fari posteriori, anteriori, supplementari eccetera. Cioè, devo dire che il mezzo è fatto bene, però c'è questa roba che... Cioè, vabbè, c'è anche la hand mode, questa qua è la hand mode, praticamente è il braccio. Vabbè, quando voi entrate viene fuori il simbolo della Doubtfire, i monitor, questi parametri GPS eccetera eccetera. Come stavo dicendo, sì, è bello come mezzo, cioè più cattivo rispetto a quello originale. Però sta di fatto che ormai è più questione di modificare roba originale che questione di fare da zero. Purtroppo è così, perché se la creare un mod da zero ci vuole tempo, e quindi è meglio modificare una mod, partire da qui e fare una roba così. Cioè, prendete un mezzo originale, lo modificate, lo fate diventare un po' più reale, mettete un po' di roba in più che non hanno, tipo il sale animato qui che invece di essere fisso si piega. Poi vabbè, avete zavorre, il solito pacco di zavorre qui, anche se qua un'altra roba. Devo fare video anche su quello perché è molto interessante. Vabbè, fari, dai stracazzo, mettimi le zavorre. Non mi ricordo mai quale cacchio sono le zavorre. Aggiungi pesi extra. No, questo no. Oh, che ho un conflitto di mod. E quello qua. Numpad 9, se avete tastierino alla vostra destra e sulla vostra tastiera, se avete un portatile non lo so. Aggiungete le zavorre, vedete anche che infatti il mezzo si piega. Sì, non fate caso alla zavorra da 2500 kg della Fendt, ma avevo quella, quindi vado tutto su quella. Poi se io tolgo la zavorra, l'asse torna su, perché la zavorra è molto pesante, quindi come vedete praticamente mi si schiaccia giù il frontale. Beh, dietro ce l'ha, lento ma ce l'ha. End mode, l'omino qua che sbatte la zucca sul tetto, manca poco. Passiamo al suo fratellino, che praticamente è simile, solo che è un po' leggermente diverso. Vabbè, gomme, per il resto è praticamente uguale. Vabbè, l'alimentazione qua del joystick, solito IC, lampeggiante, la luce interna, sollevatore anteriore, porta destra, volante, porta sinistra, dimenticavo anche questo qua, portellone, animazione tutto quanto, perfetto. Quello di là ha 263 cavalli di potenza massima, questo invece ne ha 223, nominale ne ha 230 l'altro, poi vabbè, sono tre fasi di potenza, 230, 250, 263 da quello che mi ricordo. Questo massimo ne ha 223. Praticamente sarebbe il fratellino del 7250. Ecco qua la stessa roba, al solito vabbè, tasto numpad 9 per le zavorre. Selezionando il mezzo voi selezionate, che non me va. Santa Madonna. Vabbè, solite robe, solito GPS, là in te, qui sopra qua avete il GPS per lavorazione e precisione. Poi una cosa che ho chiesto a Gaming, ho detto a me non si apre il cofano, ho detto sì si apre il cofano, premi O, però a me stranamente non viene fuori il tasto O, io premo O ma non si solleva nulla. Quindi la mia domanda è, a voi si solleva il cofano o sono io che magari ho un conflitto di mod che mi manda in tilt delle robe, perché io sinceramente non mi si apre il cofano. Dalla foto di gaming vedete il cofano aperto, però io né qua né di là riesco a aprire il cofano. Questo mi fa capire che o non si apre o
sono io che ho le mode che danno conflitto. Se io provo a togliere anche la zavorra, tolgo anche l'aratro, proviamo senza e niente, non funziona. Io stranamente mi avvicino e per salire e nient'altro, nessun altro tasto. Quindi la mia domanda è, mi rivolgo a voi, provate la mod e fatemi sapere se il cofano si alza. Se si alza vuol dire che è un problema mio di conflitti con le mod, se invece non si alza vuol dire che c'è qualcosa che non va in questa versione. Mari Game ha caricato la versione precedente, non quella con il cofano che si alza. Anche se non mi ricordo se era una versione col cofano che si alza, non mi ricordo. Comunque vabbè, non sto qui a far polemiche, solo una domanda mia. A voi si alza il cofano, sì o no? Poi comunque la mod in sé non è male, dato che è una mod originale, cioè mod, è un mezzo originale modificato, hanno aggiunto griglie poco fitta, che per me è sempre del fatto che deve essere più fitta rispetto a com'è adesso. Cioè io da qui dovrei vedere nulla, da qui dovrei vedere tutto quanto la parte filtri, turbo, eccetera. Comunque occhio, non è male, fatto molto bene, ho visto altri modelli con stessa roba qua e devo dire che sono veramente fatti bene, tutti i componenti fatti molto bene. Beh, vedete, vabbè, a sale non fisso ma mobile, quindi ottima cosa, molto più realistico rispetto a quell'originale. Vabbè, si sa che è un mezzo preso dal gioco, quindi vabbè, texture sono quelle, ha solo modificato un po', ha chiamato qualcosina. Sinceramente devo dire che ottimo rispetto a prima, fatto quello originale. E beh, non c'è altro da dire, devo dire che se a voi interessa, cioè 7210 e 7250, scritta Trelleborg, marca di gomme qui. E boh, nient'altro da dirvi. Beh, domanda di prima è, voi si alza il cofano premendo il tasto O? Scrivetemi poi nei commenti se voi funziona o no, perché se funziona a voi vuol dire che è un problema mio e vabbè, magari ho commesso un piccolo errore. Sono mali conflitti tra mod, quindi è normale che succeda. Bene, mod in sé è normale. Se vi interessa sempre sotto il link in descrizione, come ripetiamo sempre noi e tutti, io e tutti quanti, tutti quelli che fanno il video, le mod che presentiamo sono sempre, anzi quasi sempre al 99%, nella descrizione del video, quindi voi basta che guardatela. Se poi vabbè, casi rari, magari c'è una mod che è privata, magari stiamo testando e ora ho un film video eccetera eccetera, là non ci sarà il link. Voi la semplicemente guardate e vedete se c'è sto link, se no non c'è il link vuol dire che la mod è privata. O magari casualmente, cioè, per magari piccole sfortune si è dimenticato di mettere il link. Comunque vabbè, voi come sempre guardate nel link e nella descrizione, scusate, trovate questo link, scaricate la mod e a posto. Vabbè, c'è tanto da dirvi, spero di tornare presto a far video di farming, anche se purtroppo qua le mod sono veramente poche e rare. La maggior parte sono ancora in fase di modellazione, tipo il 1050 vale di Vasilis. E spero di tornare a fare qualcosa di bello. Purtroppo non subito, non avrò possibilità di cambiare la qualità di questi video, so che fanno schifo, ma cerco di fare quello che posso, magari più avanti si spera in qualcosa di buono. E ora, cioè, già all'inizio dell'anno è stato uno schifo. Se poi magari va meglio, sarebbe una buona cosa, dai. Sarebbe una botta di fortuna. Vabbè, dopo questi miei pensieri profondi sulla vita, noi ci vediamo alla prossima e speriamo di tornare con quei soliti due casinisti, Mario, a fare la serie che è ferma da praticamente mesi e, porca, non dico la parola, se neanche ora che a me funzionasse, sono 3-4 bestemoni in croce come ho tirato il primo dell'anno, infatti la mia vita è andata di merda, presa da culo. Vabbè, dopo queste immani stronzate, ciao alla prossima, ciao ciao!